Un anno da record del 2017 per l'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Per la prima volta è stata raggiunta la soglia dei 1000 interventi eseguiti e parallelamente è cresciuta anche la complessità dei casi trattati. Ma questi sono soltanto alcuni degli importanti obiettivi conseguiti. A tracciare il bilancio dello scorso anno è il direttore del reparto Aldo Guardoli. Il bilancio dell'attività del 2017 è un bilancio estremamente positivo. Abbiamo migliorato per quanto riguarda parecchie attività che noi svolgiamo normalmente. E nel contempo è aumentato il numero dei pazienti ricoverati, sia nel ricovero ordinario che in day surgery. E abbiamo sfondato il tetto dei 1000 interventi annui, implementando ancora la chirurgia protesica. Abbiamo superato i 240 interventi, sia per quanto riguarda la chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio, abbiamo anche iniziato però la chirurgia protesica della caviglia e della spalla. Inoltre abbiamo di questa chirurgia protesica, per quanto riguarda l'anca, abbiamo raggiunto il 60% di protesi effettuate con una tecnica meno invasiva, quindi con sicuramente un miglior comfort per il paziente. Abbiamo aumentato anche la chirurgia mini-invasiva del piede, soprattutto per quanto riguarda l'alluce valgo, e pensiamo di poter trasportare questi interventi che attualmente eseguiamo in regime di ricovero ordinario in regime di day surgery, quindi solamente con un ricovero di un giorno. Soddisfazione anche per i risultati ottenuti relativamente al trattamento delle patologie dello sportivo e per l'incremento dell'attività della traumatologia. Inoltre abbiamo cercato di aumentare e di qualificare quella che è un'attività a cui teniamo molto, che fa parte anche della mission del reparto, quella del trattamento delle patologie dello sportivo, soprattutto delle patologie complesse, quindi con ricostruzione legamentose multiple, con suture meniscali, secondo tecniche chirurgiche innovative, però riconosciute dalla comunità scientifica. E abbiamo anche incrementato l'attività della traumatologia, che è un settore che sta aumentando, e per quanto riguarda anche la traumatologia dell'anziano siamo riusciti, grazie alla collaborazione di tutti, cioè degli anestesisti, del personale del comparto, del personale del reparto, di effettuare gli interventi nelle 48 ore successive al trauma, che è un dato molto importante per il recupero di questi pazienti. Le fratture del femore dell'anziano hanno necessità di recuperare molto rapidamente, quindi effettuare l'intervento entro le 48 ore, come è richiesto dalla regione, è un dato molto positivo e noi l'abbiamo raggiunto in una percentuale molto elevata, oltre l'85% dei pazienti. Un miglioramento delle prestazioni che non si è manifestato soltanto a livello quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Abbiamo cercato di valutare anche quelli che potevano essere degli aspetti di miglioramento dal punto di vista qualitativo. E uno di questi momenti è stato sicuramente l'introduzione di un percorso che viene denominato Fast Track, che serve proprio per ridurre la sintomatologia dolorosa nel post-operatorio e facilitare quindi il recupero funzionale. Ovviamente quanto di eccellente è stato compiuto nel corso del 2017 dovrà trovare continuità nei prossimi mesi. Questi gli obiettivi fissati. Uno degli aspetti importanti su cui ci concentreremo è sicuramente la traumatologia dello sportivo, in quanto stiamo incrementando delle tecniche chirurgiche evolute per quanto riguarda la chirurgia della spalla, nella traumatologia proprio dello sport. E un altro aspetto che abbiamo già iniziato a portare avanti, ma che sicuramente verrà potenziato, è quello dell'integrazione fra l'ortopedia dell'ospedale di Borgotaro e l'ortopedia dell'ospedale di Fidenza. E abbiamo già iniziato ci è stata data l'opportunità di utilizzare sale operatorie dell'ospedale dell'ortopedia di Vaio per effettuare interventi in pazienti critici, pazienti nostri che arrivano all'ospedale di Borgotaro, ma ci è stata data la possibilità di effettuare questi interventi
a Fidenza, anche per la possibilità di utilizzare eventualmente la terapia intensiva nel post-operatorio. Questo con l'ausilio, con la collaborazione con gli ortopedici di Fidenza che ci hanno anche supportato in molti interventi e nello stesso tempo alcuni interventi invece specifici che richiedevano delle specialità più qualificate sono stati effettuati da chirurghi di Fidenza presso l'ospedale di Borgo Taro. Quindi questo è un aspetto che fa parte anche di una strategia aziendale che noi cerchiamo di portare avanti.